anche l'unica della casa nostra, il piacere. L'ho vista un giorno prima. Non ci siamo accorti mai di niente, che magari aveva avuto qualche cosa nel cervello che non andava. Mi dici mai, non sentito mai niente. No, più passare questa cosa. Non sappiamo niente, cioè io ci ho parlato ma stava bene. Ogni mattina era presente a parlare con i figli, il primo che andava a lavorare, la vedevo sul balcone col telefono che parlava con i figli. Lasciate stare. Mio zio lo so come stai, mio zio, il marito, quindi distrutti, non capisco che succede. Allora, il nostro Edoardo Lucarelli. Edoardo, e poi c'è l'avvocato Crisileo collegato con noi. Sì. Perché? Perché si pensa che su quelle rotaie lei non si sia gettata da sola? Che cos'era successo prima? Beh, anzitutto buongiorno. Anzitutto diciamo che, soprattutto per quello che sostiene la famiglia, non c'era nessun tipo di avvisaglia. Raffaella Maietta, 55 anni, un'insegnante serena, non aveva assolutamente il profilo di una donna che si volesse suicidare. Aveva un piccolo stato d'ansia che curava con delle gocce, ma niente di più. E poi era una donna molto attaccata alla sua famiglia, al marito Luigi, ai due figli di 30 e 28 anni, che aveva fatto tanti sforzi anche per far studiare anche loro dei professionisti, lavoravano uno a Lodi, l'altra a Firenze. Insomma, non c'era niente nella vita di questa donna che potesse lasciar pensare a un gesto inconsueto. Lei era venuta qui il giovedì 5 maggio in questa stazione, la stazione di Marcianise, alle porte di Caserta, perché doveva prendere un treno che, come tutte le mattine, la doveva portare appunto al lavoro a Napoli. Non c'è niente che lasciasse pensare, nemmeno tra le telefonate che lei faceva praticamente tutti i giorni al figlio, nessun elemento di preoccupazione. L'unica cosa che dal punto di vista dei contatti telefonici ha lasciato un po' interdetta la famiglia, e questo ce l'ha anche riferito, è che lei passava la mattina, prima di prendere il treno per andare al lavoro, molto tempo al telefono con il figlio, mentre quella mattina la telefonata è un pochino più breve. E poi ci sono, Eleonora, per rispondere alla tua domanda, anche delle voci di popolo di quella mattina, ancora un po' confuse. Perché? Perché c'è chi dice che lei fosse un po' confusa, fosse un pochino agitata, ma ci sono tanti che dicono quella mattina è possibile che nella confusione che c'era su questa banchina qualcuno inavvertitamente possa averla urtata, che possa essere stato un incidente. Insomma, ci sono ancora tanti dubbi su quanto successo qui giovedì mattina, anche legati, e vi do quest'ultimo elemento, anche legati al treno che lei doveva prendere. Noi in questo momento stiamo inquadrando i fiori che ricordano ovviamente questa povera donna, perché qui dove ci troviamo è accaduta la tragedia, ma di fatto su questa banchina, che è quella appunto del binario numero 2, di fatto passava il treno delle 8:44 in direzione Caserta, che solo dopo Cancello, questa era l'altra fermata, raggiungeva Napoli. Il treno invece più diretto a Napoli è quello del binario 1, quell'altro, quello delle 8:15. Allora questo è un altro elemento di dubbio: perché Raffaella si trovava su questa banchina in luogo dell'altra? Perché era venuta fino a qui, aveva atteso, aveva lasciato la borsa su questa panchina? Insomma, tanti contorni ancora da chiarire in una vicenda purtroppo drammatica. Voi che cosa pensate e che cosa state chiedendo? Buongiorno, buongiorno, grazie dell'invito. Io ho visto i familiari per ben tre volte, sabato, domenica e lunedì. Loro mi hanno raccontato della signora Raffaella e mi hanno esternato dubbi su un suicidio, su un possibile suicidio, anche perché lei non ha mai dato segni di precedenti di autolesionismo, non ha mai parlato di suicidio. D'altronde
Le modalità con cui è avvenuta la cosa mi hanno lasciato perplesso, molto molto perplesso. Noi abbiamo depositato telematicamente una nomina, perché in questi casi è prassi che il pubblico ministero apra comunque un fascicolo e incomincia ad indagare. Abbiamo depositato una nomina e io ho detto ai familiari la prima cosa da fare è quella di analizzare il telefono. Eravamo già pronti con un consulente di parte, con l'ingegnere De Gregorio, questo per il lunedì pomeriggio, ma il pubblico ministero, che è una persona verso la quale io nutro una massima stima, che conosco da 20 anni, immediatamente lunedì mattina, quando mi ha riferito uno dei familiari, ha sequestrato il telefono e quindi ci ha anticipati in questa mossa, perché io credo che in buona sostanza vada analizzato il lasso di tempo tra le 6:30 del mattino e le 8:30, 8:44 del mattino, quando, voglio dire, il marito l'ha lasciata a casa come tutti i giorni, poi lei è uscita e è andata alla stazione. Quindi c'è questo grosso elemento da analizzare e soprattutto di fronte ad un pubblico ministero di questo spessore, la dottoressa Gerardino Cozzolino, con la quale io ho, verso la quale ho un rapporto di grande stima, la mia funzione di difensore di persona offesa si riduce in buona sostanza ad osservatore e a spettatore, perché il procuratore conosce la procedura penale meglio di me e sa bene che cosa fare. Grazie. Ovviamente noi stiamo aspettando l'esito di quelli che sono gli sviluppi, sì, e poi prenderemo. C'è apertura, grazie, al momento avvocato. Non c'è... Allora, noi aspettiamo gli esiti, gli sviluppi da voi, fateci sapere perché è un caso molto delicato. È un caso... Volevo solo aggiungere... Mi dica. Volevo solo aggiungere una cosa in chiusura. Al momento la famiglia si è chiusa nel silenzio perché è sconfortata e presa da un grande, grande sconforto, perché questa notizia e questo evento li ha, come dire, annientati. Però credo che nel futuro ci possa essere un'apertura verso di voi, verso la vostra trasmissione, eccetera, eccetera, per poter, come dire, dare un segnale per conoscere l'esito e andare avanti. Grazie. Grazie.